bussato alla tua porta, l'uomo che ti somiglia. Ho bussato alla tua porta, ho bussato al tuo cuore per avere un letto. Per avere del fuoco, perché mai rifiutarmi? Aprimi, fratello. Perché domandarmi se sono dall'Africa, se sono dall'America, se sono dall'Asia, se sono dall'Europa? Aprimi, fratello. Perché domandarmi quando è lungo il mio naso, quando è spesso la mia bocca, il mio colore e la mia pelle, che nomi hanno i miei dèi? Aprimi, fratello. Io non sono nero, io non sono rosso, io non sono giallo, io non sono bianco, sono che altro uomo. Aprimi, fratello. Aprimi la porta, aprimi il cuore, perché sono un uomo, l'uomo di tutti i tempi, l'uomo di tutti i cieli, l'uomo che ti somiglia. Buon Natale! Non ci devono essere bandiere fra gli uomini, il nord, il sud, l'est e l'ovest, sono solo punti cardinali e non bandiere che separano. Ogni uomo deve poter credere nella libertà, nella felicità, in un sorriso, in un sogno, in un'idea. Non si può essere buoni soltanto a metà. Ognuno di noi deve avere il coraggio di dire no alla guerra. È Natale, si può fare di più.
auguri di Buon Natale. E la maestra Maria all'inizio di questa rappresentazione ha ricordato quelle che sono le finalità di queste iniziative, quindi di far passare, di veicolare i messaggi di pace, di amore, di solidarietà, di accoglienza, di amicizia, di rispetto. E questo lo possono fare bene e in modo efficace e anche gioioso solo i bambini. Solo loro riescono a farci sentire il senso del Natale, l'emozione del Natale, il sentimento del Natale. E loro ci sono riusciti benissimo, sono stati bravissimi, il coro veramente fantastico, bravi, bravi, bravi bambini, piccolini, bellissimi, anche loro bravi. Ho visto i lavori dei bambini della scuola dell'infanzia che sono veramente strepitosi e i lavori poi sintetizzano quella che è l'attività che svolgono quotidianamente, l'attività che li fa crescere, li fa educare. E a questo proposito voglio dire che è sempre bene che voi genitori collaboriate attivamente con le maestre, nel senso che vi confrontiate sempre, anche magari se c'è qualche ci può essere qualvolta qualche, non so, qualche equivoco, però è bene sempre collaborare. E questo perché, per quello che ha ricordato la maestra Maria, di questi tempi difficili che stiamo vivendo, i nostri figli, nipoti, si troveranno ad affrontare una vita più difficile di quella che stiamo vivendo noi adesso. Quindi devono essere attrezzati bene, formati, e quindi voglio dire l'educazione alle regole, l'educazione a fortificare, a rendere forte e equilibrata la crescita di un bambino è essenziale per la vita di questo bambino, perché veramente devono affrontare tempi difficili. E questo è l'impegno di noi genitori, di voi genitori, di tutte le famiglie e della scuola in primo luogo. Quindi veramente un augurio sereno a tutti voi di un buon Natale, un sereno Natale. Grazie, grazie alle maestre, ai maestri, perché abbiamo anche il maestro che è stato bravissimo, ha accompagnato i nostri bambini. Veramente un grazie alle nostre maestre che guidano così bene i nostri bambini. Buon Natale di cuore.